Ciao a tutti ragazzi, come promesso in questo video vedremo assieme una selezione di capi e accessori tra i 40 e i 60 euro. Siamo sempre su Amazon perché è la piattaforma che abbiamo scelto per questa serie di 4 video e il primo capo che vediamo è stato un po' suggerito da voi e dai vostri commenti perché mi era stato chiesto un giacchino di pelle che mettesse in evidenza il lavoro fatto in palestra. E allora andiamo a vedere subito il primo capo ed è questo giacchino di pelle. Ovviamente non è così pesante per l'inverno, però diciamo che come sotto cappotto può andar bene, o come giacca se ci dobbiamo spostare tra la macchina e un locale o comunque un posto al chiuso. Ed è questa giacca in pelle con questa chiusura col bottone, la vediamo qua, ecco, così si vede meglio, molto semplice e esattamente in budget. Passiamo poi al secondo prodotto, che è un orologio. D'altronde mi avete più e più volte scritto nei commenti di suggerirvi orologi e quindi per ogni selezione di video ho cercato di inserirvi degli orologi abbordabili. Ovviamente, essendo su prezzi comunque contenuti, rimaniamo sempre su dei brand che sono bene o male quelli, quindi Casio, dopo ne vedremo un altro, però sempre su brand che mi sento di consigliare e non magari appunto orologi rebrandizzati. Questo è un Casio, vediamo che rispetto a quelli consigliati nei video precedenti sono un po' più curati, con dei dettagli un po' più, passatemi il termine, lusso o comunque più eleganti. E abbiamo questo qui con il cinturino e la cassa in acciaio, con però questi dettagli dorati. Poi ne abbiamo un altro sempre della Casio con i dettagli dorati, ma tutto in acciaio con il quadrante nero. Anche questo non mi dispiaceva affatto. Ovviamente qua ne trovate altri, quindi se non vi piacciono i dettagli dorati c'è questo che è, diciamo, tutto color acciaio argento, ce ne sono di diverse dimensioni. Questo invece ha i dettagli in oro rosa, questo è il quadrante sul blu, insomma ce ne sono di tutti i generi. Poi andando avanti ve ne ho messo un altro invece che vi avevo anticipato, della Sector, e questo è un orologio più tattico, quindi se vi piace il genere oppure cercavate un orologio più sportivo, più casual, più comunque tattico, militare, questa può essere un'ottima scelta perché è della Sector, che è comunque un'ottima marca e il prezzo è perfettamente dentro i nostri limiti di budget. Andando avanti ho messo dei gemelli e qui ho messo quelli di Hugo Boss, anche questi dentro il nostro budget. Ne trovate degli altri qui sotto, questi non mi dispiacevano perché erano semplici, li vediamo anche qui con la loro scatolina, mi sembravano giusti anche per chi magari non ne ha ancora un paio e deve scegliere il suo primo paio. Poi andando avanti abbiamo una giacca della Keyway, questo è un regalo molto utile, quindi non è solo bello perché comunque esteticamente molto belle quelle della Keyway, oltre che coloratissime, vedete qui tutti i colori possibili immaginabili, ma anche molto pratiche. Questo è sicuramente un regalo molto apprezzato dai più. Questa è ovviamente leggerina, non è imbottita dentro, però è molto ma molto utile. Andando avanti troviamo invece il pigiama, anche questo secondo me è un regalo che può far piacere, ad esempio a me farebbe molto piacere, io indosso questo tipo di pigiami, non solo, ma ne ho diversi, e c'è sia in azzurro sia in blu scuro, con tutti i profili a contrasto. Questo è un tipo di pigiama per un uomo, quindi per una persona, vedete, il pantalone è molto semplice e ha invece nella parte della giacca questi profili a contrasto. Secondo me questo per un uomo è un bellissimo regalo, anche perché di vedere quei pigiamini tutti con fantasie, mi viene da dire ridicole, diciamo con quelle fantasie un po' fanciullesche, non è più il caso dopo una certa età. Questa invece è un'ottima idea. Andando avanti troviamo questa, che invece verrebbe da dire una camicia da boscaiolo, ma essendo della Dickies è più invece genere street. La troviamo in diverse colorazioni, ecco, questa fa forse un po' più boscaiolo, però ci sono veramente di tutti i tipi di colore e sì, fa anche un po' in realtà banda di quartiere. Secondo me comunque come scelta invernale non è niente male, questa può essere un'alternativa alla classica camicia.
Parlando di classiche camicie, andiamo su una classica camicia casual bottom down di Timberland, tutta bianca pulitissima, è la classica camicia Oxford bottom down. Questa può essere un ottimo regalo per chi invece vuol rimanere più sul classico. Dopo abbiamo invece una serie di jeans, ve ne ho messi diversi, sono sì molti, però volevo metterne diversi perché ce ne sono veramente con ogni tipologia di lavorazione, sempre mantenendoli sul sobrio, quindi questo magari può essere un po' più casual perché è più scolorito sul davanti, ce ne sono ed è di Tommy Hilfiger. Però andando avanti abbiamo questo che è della Wrangler, che invece è molto più pulito, monocolore, non ha stonewashed vari eccetera. Anche sul dietro è pulitissimo con le tasche allungate. Un altro jeans, anche questo io rimarrei sul casual come stile. Vedete però è molto pulito, qui ha dei segni, quindi delle lavorazioni. Andando avanti questo che invece è casual, questo tipo di pantalone con questa nuance, vedete davanti, dietro, eccetera, anche come è stato indossato in questa foto qui, vedete è un look casual. Non mettiamo questo tipo di jeans con dei look più seri, soprattutto perché il jeans chiaro difficilmente sta bene su dei look business casual o comunque più business che casual. Il jeans magari ecco con lo spezzato va scuro, non così chiaro. Quando andiamo sul jeans chiaro è un look street più casual. Andando avanti abbiamo questo, ecco questo è un jeans completamente scuro senza stonewash vari e questo può essere un jeans da indossare magari con uno spezzato. E andando ancora avanti abbiamo questo che è un G-Star. Questa è più particolare, anche questo è casual, se no abbiamo, vi ho messo anche questo che è della Cheap Monday per chi invece apprezza i jeans un po' più stretti. Andando avanti vi ho voluto inserire un cappello che è molto particolare, piacerà a pochi, ma a quelli a cui piace questo genere, che è un genere un po' più hip hop, sicuramente lo apprezzeranno, anche perché è tornato un po' alla ribalta per chi appunto indossa abiti streetwear o comunque legati al mondo hip hop, e vi sto parlando del classico cappellino da pesca, o in questo caso questo è proprio l'emblema, il simbolo del, cioè in bianco e rosso, del genere hip hop. Tra l'altro il marchio Kangol sta veramente rifacendo una sorta di reboot, quindi sta cercando di rilanciare completamente il suo brand e ha fatto delle cose veramente carine, vi consiglio di andare a vedere il sito internet. Andiamo avanti e troviamo il classico piumino 100 grammi che non poteva mancare in questa selezione. Questo mi piace molto perché ha le cuciture molto strette, quindi lo rende molto più comodo e pratico, cioè in nero o in blu, io lo preferisco in nero anche perché si può abbinare anche con look un po' più seri e diciamo sofisticati. Andando avanti troviamo le Saucony e volevo mettervele, ovviamente trovate tutti i colori possibili immaginabili. Io vi ho messo questo qui che a me piaceva molto, è un po' uno dei classici colori originali, e ve ne ho messo uno anche dopo, esatto, questo che mi piaceva molto con questo grigio qua scamosciato. Poi ovviamente anche qui ce ne sono di diversi tipi. Questo e quello di prima, che è questo qui nella versione nera, mi piacevano molto. Andiamo avanti e troviamo le Campus, ve le ho messe sia di questo colore burgundy bordeaux, sia andando a quella dopo in nero. Questo è un tipo, un modello di scarpa dell'Adidas che a me piace tantissimo, ne ho una o due paia, e tra l'altro è un modello intramontabile, non passerà veramente mai di moda. Oppure se vi piace più la Puma, sempre con questo colore burgundy, c'è questa versione qua, sempre pelle scamosciata. Poi vi ho messo un modello di occhiale, qui siamo già su un qualcosa di più classico, questo va benissimo sia con un look più casual sia con un look più business, con lente verdona e la montatura tartarugata, a me piace molto, ecco vedete sobrissimo. E questo è un modello di occhiale che sta bene quasi su qualsiasi volto. Se avete qualche perplessità vi consiglio di andare a vedere il video che ho fatto proprio sugli occhiali e su come abbinarli a seconda del tipo di viso che avete voi. Poi andando avanti abbiamo queste, per chi mi segue dall'inizio sicuramente se le ricorderà,
perché erano tra le scarpe sportive bianche, tra le sneakers bianche da avere, perché sono un classico dei classici e in questa versione Total White a mio giudizio sono stupende. Se invece non vi piace questo come regalo, potrebbe essere un pantalone della tuta. In questo caso vi ho scelto un pantalone della tuta Nike, siamo andati sull'iper classico come brand. In questo caso è un pantalone felpato dentro, quindi ha il rivestimento in pile, quindi è perfetto per l'inverno. L'ultimo invece capo che vi consiglio è una felpa della Jordan. Ci sono molti amanti sicuramente tra di voi del marchio del Jumpman, quindi ho pensato di inserirvene almeno una. Questa mi piaceva molto, tutta sul grigio, altrimenti ne trovate, ad esempio questa è sul nero, ha un collo diverso, è un po' più accollata, sul grigio scuro. Qui la vedete invece con diverse colorazioni, con il rosso, il nero, il grigio, qua è verdona e poi sotto ovviamente ne trovate di diverso genere. Vi ho messo questa perché è quella diciamo più basica, poi ovviamente trovate nei correlati a seconda anche del vostro gusto o del gusto della persona a cui dovete regalarla. Questa era la selezione dei vari capi e accessori tra i 40 e i 60 euro, spero abbiate trovato qualcosa di vostro gusto. Fatemelo sapere nel caso nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video dove ci sbizzarriremo un bel po' con i prezzi. Infatti mi sono fatto prendere un po' la mano e ho scelto delle giacche, dei cappotti, perché me l'avevate chiesto voi, con dei prezzi un po' altini ma intramontabili. Soprattutto mi riferisco a un marchio che io adoro e che ovviamente fa pagare la propria qualità e la propria storicità del marchio. Ci vediamo al prossimo video e vi auguro una splendida giornata. Ciao!